Ed ecco la partenza con il numero uno, Stefan Merriman, vincitore. L'anno scorso cambia classe, cambia categoria e cambia squadra. È lui l'uomo da battere col numero uno. Si parte al via questa stagione sotto l'acqua, sotto la pioggia. Solitamente in Spagna c'è il team UFO, ma è lui il protagonista, Stefan Merriman. Allora, Mario, in classe assieme in squadra, ma l'uomo da battere è lui. Senz'altro, un pilota che è molto determinato, che sin dall'inizio non ha lasciato niente al caso, ho lavorato subito sodo durante la preparazione della moto invernale. E sappiamo che veniva dalla Honda e quindi ha fatto un gran lavoro e subito ha dato il massimo. In gara quest'anno abbiamo assistito ad un pubblico veramente numeroso e caloroso ai bordi e perfino il re cade. Questo è Merriman, che si appoggia anche lui dove prima Bazzurri ha imprecato contro il pubblico che non lo aveva avvisato di quel passaggio difficile. Ci consoliamo, no, Mario, quando vediamo queste immagini. Ma infatti quello che mi impressiona molto di lui, ed è così per tutti, e vi dicevamo, nel 89 è stato campione junior trial. Questo gli ha dato tanto equilibrio, guardatelo in sella, mai, quasi mai seduto, solo a centro curva, in piedi sulle pedane. Pensate che è un pilota bassissimo, 165 cm d'altezza, un pilota che è capace di dare anche 10 secondi all'avversario, un distacco enorme. Avete sentito Azzaline, riesce a fare l'assoluta con una piccola 2,5. Caratteristica secondo me di Merriman è che riesce ad adattarsi in modo rapido ad ogni tipo di terreno, ad ogni tipo di difficoltà, e questo l'ha portato ai vertici in pochissimo tempo. Un pilota che ha rivoluzionato non solo per la sua guida, ma anche per l'ingaggio, altissimo rispetto agli altri. Questa non è una nota negativa, perché comunque ne beneficiano anche tutti gli altri. E poi sicuramente i livelli che siamo arrivati nell'enduro, penso che... Consideriamo anche che era fangoso il terreno. Lui. Ed ecco il trialista, ecco dove Merriman fa la differenza. Simone, commenta tu questo passaggio. C'è poco da commentare, in piedi sulle pedane, sbaglia pochissimo e soprattutto non esagera col gas, e questo ti permette di salire dove l'aderenza è minima. Però dove c'è bisogno poi riesce a dare la marcia, essere aggressivo e essere veloce. Beh, la sua caratteristica, sembra che lasci correre la moto comunque in ogni condizione, anche dove c'è il minimo aderenza possibile. Qual è la sua carta vincente? I campionati. E adesso rivediamo questo passaggio. Merriman, prima abbiamo visto Blucky, non ha saltato l'australiano ed è passato interno la curva senza appoggiarsi. Incredibile lo stile di guida diverso del pilota con numero uno rispetto invece a Blucky. Sì, Merriman si basa più sulla tecnica. Mato o la X? Sì, io uso il cross, è un po' più reattiva, diciamo. Più potente, più reattiva fuori dalle curve. Questo è Merriman, guardatelo in questi passaggi, pronto col piede a terra. Eccolo qua, sempre preciso, parzializza. Mai più... Prima era lunghissima, era circa 10 minuti e mezzo. Anche qua stremati si usciva da questa prova, no Mario? Sì, infatti, anch'io ho faticato parecchio. Però insomma, qui chi ne aveva poteva fare veramente la differenza. Il vantaggio di quando una prova speciale è così lunga e difficoltosa mette in risalto. E vincendo il sabato, Stefan Merriman ha conquistato il suo quarto titolo mondiale. Eccolo qua a baciare sua moglie, sentiamolo. Sono veramente felice. È stato un weekend difficile per me, perché ho avuto problemi di stomaco 2 o 3 giorni fa. E ieri non ero ancora completamente in forma. Oggi mi sento meglio e sono contento che sia finita così. E quindi successo pieno per l'australiano, ma anche per il suo team, capitanato dal team manager Filippo Lamotta, eccolo qua, che lo abbraccia, mentre Vito Consoloni, padron della UFO, pronto a stappare la boccia. E dietro una vittoria di Stefan Merriman c'è sempre lei, la moglie. Lo segue come un'ombra, si veste da moto, va da speciale a speciale a tenergli i tempi. Lo segue per tutta la gara. Soprattutto perché mi giocavo la seconda posizione nel campionato. E Stefan Merriman, nonostante abbia già vinto il mondiale, chiude in bellezza e finisce davanti a tutti. Albergoni però conquista la seconda posizione, eccolo qua, 306 punti, davanti di pochissimo Oblucki. Sì, Oblucki ha combinato il pasticcio la giornata.